Bentrovati. Le nostre telecamere sono all'interno dell'ex chiesa di Santa Caterina. Siamo nel cuore del barocco di Noto, nel centro storico di Noto. Un tempo questa era una chiesa, poi il comune ha deciso di farne una galleria d'arte. Ed è per questo che siamo qui, perché lo scorso 14 febbraio l'ex chiesa di Santa Caterina ha ospitato la mostra Residenza Brigiart 2020. Sono stati esposti i lavori di restituzione di Victoria De Blasi e di Emanuela Barilozzi Caruso, due artiste che hanno vinto il bando Full Grounding Residence 2020. E sono con noi le artiste, ecco, è una mostra molto singolare, fra l'altro è bene anche dirlo, fanno parte della residenza Brigiart alla tenuta Favola di Contrada Bonavini, sempre nel territorio di Noto. Noi conosciamo Vittoria che, pensate un po', pur non essendo italiana, ha scelto un tema per le sue opere presenti all'interno dell'ex chiesa di Santa Caterina, che è un nome tutto siciliano. Le opere di Vittoria infatti sono Annacarsi. Ben trovata. Mm-hmm. E guarda, è già la prima domanda, è naturale, quasi d'obbligo. Tu vieni da? Io vengo dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti. Come fai a scegliere un nome per le tue opere che è tipicamente nostro, è tipicamente siciliano? Annacarsi. Allora, io stavo nella residenza presa la tenuta La Favola e io ho trovato questo libro che si chiama Annacarsi, è scritto da Roberto Alaimo. Alaimo, sì, esatto. E poi io mi sono molto affezionata a questa parola perché è tipo una metafora per i nostri tempi, è tipo parlare senza fare niente in un certo senso, metaforico. Diciamo, non so se anche però una parola, in origine aveva un altro significato, sì. Era anche quello di cullare i bambini, sì, esatto, perfetto. Esatto, e poi quindi mi sono affezionata a questa parola e ho detto, ma secondo me questa parla della arte che sto facendo qua un po', perché nel senso, fammi spiegare, il tema della nostra residenza è teatro della ospitalità. Sì. Ok. E io stavo pensando di noi esseri umani, come noi siamo ospitati della terra, e stavo riflettendo sul nostro rapporto con la natura e come abbiamo creato problemi. E quindi per me questi problemi, la crisi ecologica, scusami, che abbiamo creato, parla un po' di Annacarsi, diciamo, perché stiamo parlando di fare qualcosa, però alla fine non facciamo niente per fare i cambiamenti che servono per fare una differenza, diciamo. Una lunga spiegazione. Per la mia opera io ho fatto un po' di opera che parla ovviamente di questa cosa che stavo raccontando prima. Ho raccolto piastrelle dalla spiaggia di Marzamemi e anche di Lido di Noto. E sì. Anche a Francofonte ho raccolto delle cose anche lì, che queste piastrelle vengono buttate e poi sono erosi con il tempo, e quindi mi fa riflettere della nostra presenza, come buttiamo tutto ovunque, e quindi con questa raccolta parla di tutto questo. E anche volevo fare un riferimento all'artigianato, perché secondo me l'artigianato è il futuro. Il futuro non sarà come pensiamo noi con tecnologia, però secondo me dobbiamo iniziare a fare le cose da sola, in modo per salvare, diciamo, anche che la terra. Nelle tue opere, al di là dell'elemento che poi è predominante, mm-hmm, dell'arte, c'è anche quello di recuperare del materiale che viene abbandonato. Sì, esatto. E per anche da tanto tempo io faccio questo lavoro utilizzando le bucce di arancia, e sto facendo molto ricerca riguardo alla crisi anche che
affrontano diciamo, i siciliani che lavorano con le agrumi e le arance rosse, perché c'è tutta questa crisi, perché costa di più per producerle invece di buttarle via. E poi secondo me, se non cerchiamo di trovare una soluzione, perdiamo questa bellezza della biodiversità che c'è in Sicilia, perché sì, sarebbe veramente triste. E quando ho fatto quando ho approfondito la mia ricerca sugli agrumi, ho collaborato con il marchio Vecchio e Lupo per entrare nell'azienda, per capire come i meccanismi. Sì, esatto. Grazie Vittoria, grazie. Allora, conosceremo dopo Vittoria l'altra artista che ha esposto le sue opere all'interno dell'ex chiesa di Santa Caterina, Emanuela Barilozzi Caruso. Posso dire? Ci siamo spostati di qualche metro, abbiamo lasciato l'opera di Vittoria, alla mia sinistra invece c'è l'installazione di Emanuela, l'ho presentata prima. Emanuela, tra i temi che voi avete approfondito durante questa vostra mostra c'è un altro elemento molto importante, intrigante per me, un tema che si sviluppa sul teatro invisibile dell'ospitalità. Sì, io sono stata ospitata da 4 famiglie di Noto e, che sono state generosissime, disponibilissime e davvero speciali in questo. Io per loro ero una perfetta sconosciuta e loro per me. E siamo stati insieme 2 giorni e mezzo, categorici per ognuno. E in questi 2 giorni e mezzo abbiamo condiviso tutto. E io ho scattato tantissime centinaia di fotografie che poi sono state selezionate. Le tue opere nascono così, le mie opere, approfondendo questa amicizia, quella che prima è una conoscenza che poi si può anche trasformare in vera e propria amicizia. Nella prima edizione di Broccoli, che è avvenuta a Roma nel 2016, 2 residenze sono delle 15 che feci sono andate male. Quindi non è detto che la cosa riesca. E devo dire che qui in Sicilia l'ospitalità è davvero parte di una cultura straordinaria. Una terra calda e fertile all'accoglienza. Sì, davvero piena. E ho scritto un diario, ho preso appunti. Che potrà diventare anche un racconto, un libro, un'opera. Esattamente così, aspetto di finire tutto, non è ancora completo perché voglio le ultime, proprio, voglio le ultime impressioni. Allora, mentre a Vittoria chiedevo il perché del titolo Annacarsi, ti chiedo perché broccoli? Broccoli ha diversi significati, innanzitutto in tutte le lingue si dice broccoli, quindi diciamo è un termine universale, può sembrare un po' frivolo ma in realtà non lo è. E broccoli, la forma del broccolo è un frattale che racchiude in sé tanti significati scientifici complessi, sulla teoria del caos, su insomma tante questioni. E poi diciamo è un ortaggio che cura, che idrata e che fa bene. A volte è un po' scomodo perché diciamo insomma non ha proprio un odore invitante. E io mi ci ritrovo in questo, a volte sono un po' scomoda, un po' così, diciamo, un po' troppo, però credo di far bene poi alla fine, mi arrogo questo diritto di dire questa cosa. Ecco, tra le ultime tappe, quelle che vi hanno visto in Sicilia e in particolar modo a Noto, avete fatto residenza alla Tenuta Favola di Contrada Bonavini. Tenuta la Favola è come, esattamente come, io non so se loro hanno scelto questo nome sapendo di essere un posto da favola e così è. Sono stati Valeria Valenza e Corrado Gurrieri, sono stati estremamente sono stati estremi nella loro bellezza e ci hanno supportato in tutti i modi. Tra l'altro io e Vittoria non abbiamo la patente, quindi insomma, l'avete fatta apposta? A trovarvi perché non avevate la patente? Forse alla fine glielo chiederò sul serio a Vittorio e dirò ma l'abbiamo fatta apposta, perché trovarsi in mezzo al nulla come siamo stati noi e non avere mezzi per spostarsi ci ha fatto riflettere. In che termini racconti a coloro che si avvicinano alla tua opera quello che tu esponi?
Come diceva un fotografo, diciamo un maestro, penso un po' di tutti i fotografi, eccetera, eccetera, e penso che insomma, le opere, la fotografia sia come una barzelletta. Se va spiegata vuol dire che non ha funzionato. Assolutamente, quindi si deve capire. Sì, si capisce alla fine, da solo, sì. Mentre per la barzelletta funziona tantissimo la risata, qui la meditazione, la riflessione, l'interrogazione. No, anche la risata, anche la leggerezza e spero di, insomma, Grazie Emanuela. Noi lanciamo anche a chi ci segue, sono tantissimi, non è una sorta di appello, ma è un'attenzione, perché potrebbero arrivare, visto che questo modo di fare ospitalità, residenze, quindi girano in lungo e largo il mondo, potreste trovare Emanuela e Vittoria a casa vostra e iniziare una nuova esperienza con le opere, le installazioni, con la raccolta delle mattonelle di Vittoria e con le risate raccontate ma mai spiegate da Emanuela. Grazie a quanti ci avete seguito.